De Arla ancora, Cicerova, la Litvinenko e la Cucina, mentre qui ci spostiamo sulla lista di partenza dei 3.000 siepi femminili, ovvero la gara della rivincita per Habiba Ghribi, la tunisina che si era fatta beffare all'ultimissimo istante da Kvin Kiyeng, la keniana nuova campionessa del mondo, per soli 13 centesimi, 9.19 e 11 il tempo che le ha permesso di vincere, 9.19 e 11 che è anche la miglior prestazione, scusate, 9.11 e 28 la miglior prestazione invece stagionale ottenuta proprio dalla Ghribi a Monaco a metà luglio, la tunisina. Avete visto inquadrata la leader che si distingue grazie al personale, al pettorale blu, Virginia Niambura, che ha 6 punti di vantaggio sulla Kiyeng e sulla Ayalev. Non c'è più nulla da fare invece per quanto riguarda la Diamond Race per la Ghribi. E vedete inquadrate tutte le ragazze che saranno protagonisti di questa decina di minuti di gara. 9 minuti e 10 è l'obiettivo dichiarato, soprattutto richiesto alle lepri, che dovrebbero girare attorno ai 72 secondi al giro, portare poi le ragazze a 3 minuti e 02 sui 1000 e a 6 e 07 sui 2000. Saranno Kerry O'Flaherty, l'irlandese, e la keniana Caroline Chepkurui a fare il ritmo nei primi 2 chilometri, chiamiamoli così, 2000 metri siepi. E la Ghribi che dunque vuole battere il miglior tempo stagionale, proprio il suo stabilito a Monaco, e poi anche il record africano, anche se quello sembra un pochino più lontano e decisamente più veloce rispetto a quanto richiesto alle lepri, ovvero il 9.07.41 di Yunis Jebkorir, pure lei in gara, partita in settima piazza, la Jebkorir che aveva stabilito il record grazie al secondo posto ottenuto a Pechino nella gara che aveva anche visto il nuovo record del mondo di Gulnara Galkina, la russa, 8.58.81, un tempo decisamente inaccessibile per queste ragazze, almeno per quanto visto in questa stagione. Nessuna di loro ha fatto proclami di voler andare ad attaccare questo tempo, e dunque proprio il tempo che è nel mirino soprattutto di Habiba Ghribi, decisamente si era piazzata in terza posizione proprio nell'heptathlon. E dunque nel salto in alto femminile rimangono la russa Cicerova, la connazionale campionessa del mondo Maria Cucina e attenzione alla spagnola Beitia, Ruth Beitia, che si trova al comando della classifica per quanto riguarda la Diamond Race. Ma ora torniamo ancora sui 3.000 siepi, fra l'altro con presenze, come ricordavi prima, davvero importanti. C'è la campionessa del mondo in carica, c'è la delusa ai mondiali, ovvero lì con 15 punti davanti a Pitkemeki. Pitkemeki dovrebbe imporsi oggi, conquistare dunque 8 punti e sperare che Veseli non entri e non salga sul podio per avere delle chance di vittoria. Ma torniamo ai 3.000 siepi. Tra l'altro ciò che sta avvenendo, perché Pitkemeki al momento, dopo un solo tentativo, però c'è ancora molto margine, è in testa, mentre Veseli non è in sul podio, almeno per quanto riguarda per l'appunto il primo tentativo. Vedete intanto la Ayalev che conduce il gruppo assieme alla Niambura, quando mancano poco più di 3 giri al termine di questo 3.000 siepi ai 2.000 metri, dunque tra poco più di un minuto è richiesto un passaggio di 6.07, ma come avete visto le lepri sono già uscite, hanno già lasciato spazio alle protagoniste. Sarà molto importante e interessante vedere le lepri come si comporteranno nel miglio, in quello che è l'unico tentativo dichiarato di record del mondo per questa serata. A tentarlo sarà Sifan Hassan, l'olandese di origini etiopi. Sarà una gara decisamente interessante con molte protagoniste, una gara che ha avuto una storia molto particolare, mentre vedete in basso nello schermo anche il puffo, sembrerebbe essere il puffo vanitoso, sono qua. Si era imposto alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e prima ai Mondiali del 2007 ad Osaka, dunque questo atleta di
31 anni il portoghese che cerca di sfidare il 22enne Picciardo cubano e il 25enne Taylor l'americano. Dunque una sfida interessante anche perché nel triplo, lo sapete, è difficile a causa delle importanti sollecitazioni alle caviglie riuscire a resistere a lungo. Mentre torniamo sui 3000 siepi con Gribi, Ayalev, Kieng, ovvero le grandi dominatrici di questa stagione, tutte lì vicinissime, con Gribi che sta tenendo il passo. Eh sì, manca un giro e mezzo praticamente. La Gribi ha deciso di andare e attaccare, lo abbiamo detto, vuole migliorare il suo miglior tempo stagionale, quel 9, 11 e 28 che ha stabilito a Monaco, in una gara che praticamente ha visto i quattro migliori tempi stagionali. Habiba Gribi, la tunisina, ricordiamolo ancora una volta, battuta, beffata agli ultimi metri proprio sul traguardo dalla keniana Hivin Kieng, che è comunque ancora presente nella lotta per il podio, ma che ormai è lontana dalla vittoria, andrà comunque a giocarsi il successo nella Diamond League, anche se con il... la vittoria della Gribi, che sembra ormai certa in questo 3000 siepi, anche il successo nella Diamond Race sembra assicurato per la Nayambura, che occupa la quarta posizione. Kieng e l'Ayalev avrebbero dovuto vincere per sperare di portarsi a casa il diamante, i $40,000 della Diamond Race. Allora Habiba Gribi che va, conduce senza alcun problema, entra sul rettilineo finale, lo ricordiamo, il suo obiettivo è quello di battere il 9, 11 e 28 che ha stabilito a Monaco il 17 luglio nella serata che aveva visto trionfare Genzebe Dibaba nei 1500 metri con il proprio record 9:05:36, davvero un ottimo tempo, ed è riuscita nel suo obiettivo un pochino meno dichiarato, ovvero quello di fare il nuovo record africano detenuto da Milka Chemos con 9:07:14, il 9:05:36, pensate, è il terzo tempo della storia, meglio di lei hanno fatto solo due russe, Gulnara Galkina, che è il record del mondo come detto in precedenza stabilito alle Olimpiadi di Pechino con 8:58:81, unica donna in grado di correre i 3000 siepi meno di 9 minuti, e poi Yulia Zaripova stesso con 9:05:02 a Stoccolma, tutte e due il 17 di agosto. Grande opportunità a Pechino, anche perché era chiaramente la favorita, con 9:05:36 la Gribi stabilisce anche il miglior tempo del meeting, che era della keniana Chemos, in 9:15:06. Dunque rivediamo il finale sorridente per questa atleta di grandissime qualità, che ovviamente si presenta anche per la prossima stagione come una delle favoritissime in vista delle Olimpiadi, anche perché poi vedremo se ritornerà la Zaripova, vedremo se torneranno le russe, se torneranno i russi alle Olimpiadi dopo quest'annata disastrosa per loro per le questioni legate al doping. Come detto, pochissimi i russi presenti ai mondiali di Pechino, mentre rivediamo alcuni passaggi qui nella fossa con l'acqua delle atlete, dove molte rischiano, soprattutto quando si avvicina al termine della gara, di perdere il passo, di perdere anche un po' il movimento. Guardate addirittura questa atleta, la Coburn, che è entrata anche la Ericsson con due piedi, non con uno e dopo l'altro, ma con due, per essere sicuri di atterrare e poi ripartire. Mentre qui rivediamo il risultato di Habiba Gribi. E certo, area record, dunque record